Torta e brindisi con il sindaco di Bolzano per i campioni di tuffi, Tania Cagnotto e Christopher Sacchin. Allora, Dopo i benvenuti. recenti e strepitosi risultati ottenuti agli ultimi europei di tuffi di Torino, dai bolzanini Tania Cagnotto, triplo oro in tre diverse specialità e l'argento dal trampolino da un metro vinto da Christopher Sacchin, il sindaco della città, Luigi Spagnoli, ha voluto congratularsi ufficialmente con loro a nome dell'intera comunità e ringraziarli per il modo con il quale dimostrano in ogni circostanza l'attaccamento alla loro città natale. Una piccola festa nella sala della giunta, alla quale hanno partecipato anche i familiari dei due campioni ed il presidente della Bolzano Nuoto Ardelio Michielli. Assente invece per impegni di studio Valentina Marocchi, l'altra tuffatrice bolzanina, ai vertici della specialità, attualmente ferma per un infortunio al ginocchio. Per Tania è un successo che la porta ad essere l'unica donna del vecchio continente a mettersi al collo tre ori in un'unica edizione. Non me l'aspettavo di vincerne tre, e sì, è stata una settimana fortunata per me. Qual è stato il momento più bello? Dopo il primo oro, dopo il secondo o il terzo? Ma il primo mi ha dato più coraggio e il secondo era quello che aspettavo di più, ma il terzo è stato quello più emozionante perché avevo finito e ho fatto la tripletta. Ora ci sono tanti impegni importanti, qual è il tuo sogno? Beh, il mio sogno è di arrivare in forma ai mondiali e di fare un buon risultato lì. L'incontro con il primo cittadino è servito anche per rispolverare vecchie questioni riguardanti la piscina di Viale Trieste, utilizzata dai campioni e dal vivaio della Bolzano Nuoto per allenarsi. Servirebbe più spazio, visto che attualmente gli atleti devono condividere la piscina con il pubblico. Un po' più di ore per allenarci con più tranquillità sarebbe già un grandissimo passo avanti. Grande prova di tenacia e perseveranza anche per il bolzanino Christopher Sacchin, tornato da Torino con una bella medaglia d'argento dal trampolino da un metro. Sì, dopo tre bronzi che avevo preso tra europei e mondiali, finalmente è arrivato un argento. E diciamo che sì, è un peso che mi porto volentieri sulle spalle questo. I mitici, come si legge sulla torta, tra poco più di 3 mesi saranno chiamati ad un altro importante appuntamento sportivo. Al Foro Italico di Roma si terranno i mondiali e noi incrociamo le dita. Non è